Per la festa della Repubblica, il 2 giugno, il mercato contadino di Campagna Amica si è trasferito all'azienda agricola Ravagli, Aragone. Merende, laboratori, aperitivi e bancarelle per sostenere gli imprenditori agricoli pesantemente danneggiati dall'alluvione. Quando Andrea, il nostro responsabile di Campagna Amica, mi ha proposto questa cosa, non ci ho pensato un secondo, perché secondo me era la maniera giusta per ripartire, soprattutto oggi che il nostro mercato comunque festa, è chiuso, per cui abbiamo pensato di fare questa cosa e c'è stata una bellissima risposta da parte dei nostri clienti, anche perché quello che chiediamo noi in questo momento, io mi sento di parlare anche per i miei colleghi, siamo un po' ammaccati, però stiamo tutti ripartendo, abbiamo tutti voglia di ripartire e quello che chiediamo noi è davvero che le persone vengano nelle nostre aziende, vengano a fare la spesa da noi ai nostri mercati. Quindi grazie di cuore a tutti. C'è stato un bel riscontro da parte della clientela. Ora più che mai bisogna cercare comunque di puntare sull'acquisto dei prodotti locali, del contadino, di noi produttori. La risposta c'è, ci auguriamo di proseguire così. È un piacere essere ospitati in questa bella azienda che con grande gioia cerca di accogliere tutti coloro che vogliono venire a degustare i nostri prodotti, tutto ciò che si è riusciti a salvare dall'alluvione. E cercheremo in tutti i modi di portare sempre le cose che abbiamo abituato i nostri clienti nel più breve tempo possibile. Diciamo che noi abbiamo visto in internet, in Facebook che c'era questa iniziativa, che logicamente anche noi essendo del territorio abbiamo subito anche noi il problema dell'alluvione anche in maniera minimale, perché ho dormito solo una notte fuori casa. Però mi fa piacere partecipare a risollevare il territorio e per quello che si può compriamo un po' di roba per gli agricoltori e chi, diciamo così, ha avuto danni superiori ai miei e speriamo in una pronta ripartenza. Sono iniziative che servono per rilanciare il territorio e le aziende del settore, ed è anche una bella cosa perché sì. Posto molto carino, cioè si può fare la spesa, si possono comprare ortaggi affettati, c'è un sacco di vino buono da assaggiare e quindi è una gran bella idea per rilanciare appunto il movimento. Siamo contenti di essere qui intanto per far vedere che le aziende romagnole cercano di essere in vita e di ripartire più rapidamente possibile, per dare comunque un sintomo anche di presenza alle popolazioni locali che hanno avuto purtroppo dei danni notevoli, chi nelle aziende e chi comunque nelle proprie abitazioni. Speriamo di partire con forza per riprendere il più presto la nostra normalità, la nostra vita insieme alle nostre comunità locali. E quindi dai, siamo qui a portare proprio questo nell'ambiente assieme anche ad altre persone. Dove diamo un segnale positivo. Esatto, un segnale positivo sia per noi che per tutte le altre persone diciamo, nella nostra zona. Per una ripartenza, diciamo, di una vita che rientri nella normalità il più velocemente possibile. In questi giorni l'agricoltura sta vivendo una situazione paradossale. Molti campi e filari sono stati distrutti dall'esondazione dei fiumi, altri rischiano di marcire a causa dell'acqua stagnante. Contemporaneamente, però, i terreni che non sono stati coinvolti dall'alluvione, con le temperature diventate estive, hanno sempre più bisogno di acqua per riuscire a sopravvivere.